Ciao ragazze, spero di essere a fuoco, che vada tutto bene in questo video perché non ho anteprima. Ho anche messo le ciglia finte oggi, mi piacciono? Ma non è questo di parlere che non è questo di cui parleremo oggi. Infatti sono stata taggata da Cippyful che vi lascio il suo video qui nell'info box e tutte le informazioni. In questo video tag dei 15 prodotti che uso tutti i giorni e vi consiglio comunque di andare a vedere il suo canale perché a me personalmente piacciono tantissimo i suoi video perché è una ragazza che fa delle recensioni molto precise e poi mi dà proprio senso di affidabilità, non so come dirvi, però le sue review per l'appunto secondo me sono molto accurate e effettivamente rispecchiano la realtà. Allora, iniziamo. 15 prodotti sono un bel po' e io ho cercato di selezionare quelli che uso tutti i giorni e con cui mi trovo bene, perché ci sono anche prodotti che uso tutti i giorni per terminare, ma che però non sono un granché. Invece qui vi mostro solo quelli che mi piacciono davvero tanto. Iniziamo dai vari passi che faccio, diciamo dalla mattina quando mi sveglio, tutti i vari trucchi che utilizzo. Allora, quando mi lavo il viso utilizzo la spazzola, questa qua Kiko, per appunto il lavaggio del viso, di cui vi ho fatto una review e vi lascio il video se siete interessati a saperne di più. Ed è fatta così, ha queste setole tradizionali, diciamo così, morbidissime, e poi queste setole in silicone celesti che servono per massaggiare il viso e per facilitare il rinnovo cellulare. E mi trovo davvero bene. Questa la utilizzo sempre con un gel per il viso. Quindi un detergente geloso, diciamo così, che faccia abbastanza schiuma perché altrimenti la spazzola non scivola bene. Poi, dopo quindi la detersione quotidiana, io utilizzo una crema in base, diciamo, a come sento la pelle, se la sento più secca, se la sento più grassa. Quindi, diciamo, cerco di capire cosa serve alla mia pelle e utilizzo una tra queste creme che vi faccio vedere adesso. Questa di Bottega Verde che è alla calendula è una crema dermoprotettiva universale e questa la utilizzo d'inverno, la sto utilizzando praticamente quando mi sento la pelle molto screpolata, arrossata, casomai per il raffreddore o per un'influenza, che quindi la pelle è proprio più secca, proprio rossa, tipo intorno al naso, utilizzo questa qui e mi trovo benissimo. Perché appunto tutti i rossori tendono a schiarirsi e la pelle è molto molto idratata. Infatti quando avevo il raffreddore tendevo proprio a metterne un'abbondante quantità prima di andare a dormire e la mattina dopo la mia pelle era proprio rigenerata. Poi invece una crema sempre idratante. Però questa è una crema per la notte alla rosa moschita elasticizzante e praticamente anche questa è sempre una crema molto idratante perché ultimamente appunto ho la pelle un po' secca, però meno rispetto a quella alla calendula. Come vedete l'ho utilizzata abbastanza e rispetto appunto a quella alla calendula è più leggera, infatti si assorbe più velocemente e ha una consistenza meno corposa, più tendente quasi al gel perché proprio si assorbe subitissimo, invece l'altra ci mette un po'. Però nessuna di queste due io la utilizzo prima del trucco, perché prima del trucco io sto utilizzando questa qui della B&B al Goji, che le famose bacche di Goji che vanno tanto ultimamente, crema per il giorno. E questa, come anche questa della rosa moschita, diciamo è più indicata per delle pelli un po' più mature. Infatti questa soprattutto, io la prima volta che l'ho messa ne ho utilizzata una quantità forse anche un po' eccessiva, però praticamente dopo averla stesa per bene fatta assorbire ho sentito proprio la pelle più tonica, più tirata, non so come spiegarvi.
E di questo ho fatto anche una recensione sul mio sito, che se volete vi lascio il link sempre nell'info box se volete dargli un'occhiata. E infatti qui c'è scritto appunto anti-age e questa ha una consistenza giallina. Poi mi piace tanto la confezione che è fatta così con la pompetta, l'erogatore. E si assorbe anche questa subitissimo e la pelle è subito pronta per essere truccata e idratata tutto il giorno e proprio appunto fino alla sera non sento l'esigenza, non sento la pelle secca e proprio come se mi desse una sensazione di protezione della pelle durante il giorno che mi piace davvero tanto. E poi appunto, cioè, se avete la pelle grassa però non ve la consiglio perché potrebbe tendere a farvi un po' lucidare. Però se cioè, la consiglio soprattutto per le pelli mature e per le pelli secche. Poi la BOB è comunque una marca eco bio, quindi anche gli ingredienti saranno buoni. Praticamente io questa non l'ho acquistata perché l'azienda cercava delle tester. Allora ho inviato una domanda così, poi se voi avete un canale YouTube oppure un sito internet dove recensire le cose, diciamo siete, le aziende sono più propense a inviarvi dei prodotti. E per l'appunto questa l'ho spacchettata anche insieme a voi in un video di spacchettamento e qualcos'altro che vabbè, se volete vi lascio sempre nell'info box. E queste sono le creme viso che utilizzo il giorno, però tipo quella alla calendula, effettivamente la utilizzo più la sera, raramente per il giorno, appunto nei casi eccezionali in cui ho il raffreddore o l'influenza e la pelle è particolarmente provata. Poi, per le labbra ho scoperto questo, mi sono follette, cioè io questo qua l'ho comprato a inizio gennaio e ne è rimasto tanto e vi ho detto tutto. È al cioccolato bianco questo e dopo che ho comprato questo e provato questo ho comprato anche quello al cioccolato al latte che me lo porto in borsa e questo qua che ancora non apro alla gianduia perché dopo aver aperto voglio dire due burro cacao aperti mi sembravano abbastanza e questo invece me lo tengo di scorta. E questi burro cacao sono senza i petrolati, infatti l'inci è buono, sì, eccolo qui, non so se si vede perché ripeto io sono senza anteprime, infatti mi sa che dovrò dare una controllata. No, perché non vorrei che ci fossero problemi tra memoria, batteria e cose del genere, io continuo a parlare così imperterrita e ignara di quello che sta succedendo nello schermo, perché praticamente sapete, io faccio video col telefono e mi sa che si è abbassata anche la risoluzione perché mi dice che non c'ho memoria, ma io c'ho la scheda, ho comprato la scheda apposta di 32 giga e c'ho 31 giga disponibili, però mi dice che la memoria non è sufficiente e ha abbassato la risoluzione. Vabbè, speriamo bene. Vi stavo parlando appunto dell'Abrosan, questo qua ciocco della linea Choco, che appunto è questa linea che hanno cercato di farla diciamo biologica, però non credo che sia ecosolidale, però appunto ha un buon inci, ha buoni ingredienti. E poi questo, se siete golosi come me, proprio io sto il giorno sto così certe volte perché proprio non ce la faccio a staccarmi. È buonissimo, idrata, però non è un'idratazione che voi lo mettete la mattina e poi la sera le labbra sono perfette. Cioè ogni 2 ore comunque va riapplicato, però con questa fragranza, anche se non andasse riapplicato io proprio ogni 10 minuti, perché mi piace troppo. Poi, sempre per le labbra, il burro di karité, di cui vi ho parlato in anche altri video, di cui ho buttato la scatola, evento eccezionale, perché avrete capito che io sono proprio una fissata, non ci riesco a buttare le scatole, però di questo appunto ho buttato la scatola. Questo lo utilizzo sulle labbra mattina e sera, costa 8 euro una confezione di questa, ma io vi dico, cioè sono anni che ce l'ho. Ed è buonissimo. Questo è burro di karité unito negli ingredienti, oltre al burro di karité c'è anche un po' di olio di mandorle e un po' di vitamina E. Ed è ottimo. Sempre
Se avete anche il contorno occhi segnato, quello è ottimo pure per il contorno occhi, casomai la sera prima di andare a dormire. Infatti io credo che lo userò anche per il contorno occhi, visto che ho quasi finito questo. Questo è il contorno occhi, come vedete la scatola, le scatole sempre presenti nel mio canale. Questo anche ve l'ho fatto vedere, ve l'ho messo nei salva inverno e mi sembra anche in un video dei promossi bocciati. È un contorno occhi stick, questo packaging a me mi fa impazzire. Questo è quello che ne rimane, quindi lo vedrete presto anche nei prodotti finiti. Ahimè, alla rosa moschita del Cile di Bottega Verde, elasticizzante, infatti anche questo va benissimo per le pelli mature. Infatti il primo ingrediente di questo stick, adesso vi faccio vedere i linci, è l'olio di rosa moschita, come anche la crema, visto che vi ho fatto vedere prima, che sono per l'appunto della stessa linea, solo che questo qua ha un inci migliore di questo, perché questa è la classica crema di Bottega Verde, che insomma quella ha un po' di schifezze. Io volevo fare questo video di giorno perché sai, la luce naturale è meglio di quella luce triste artificiale, ma qua è tutto grigio, quindi figuriamoci. E quindi appunto questi due fanno parte della stessa linea, però questo ha un inci più verde di quell'altro, se vi può interessare gli ingredienti, io non ci sto tanto dietro. Questa da prendere con la cartolina, come ogni cosa di Bottega Verde, perché questa sta a 15 euro, con la cartolina mi viene 5 euro e praticamente io questo lo utilizzo ogni sera come crema contorno occhi, appunto prima di andare a dormire, anche se non ho problemi di contorno occhi segnato, però veramente dà un'idratazione perfetta e effettivamente forse non mi si segna il contorno occhi anche grazie a lei. Altra crema contorno occhi che utilizzo il giorno e sotto il trucco è questa di Yves Rocher Active Sensitive, contorno occhi lenitivo decongestionante. Qua ci sarà l'inci da qualche parte, eccolo qui, non so come sia, non l'ho controllato perché ripeto non mi interessa molto. Spero che con quell'altra luce accesa sia meglio, insomma, che non sto finendo nelle tenebre perché, ripeto, un'altra volta non ho l'anteprima e questa cosa mi inquieta parecchio, non so se si nota. Vabbè, un classico tubicino fatto così, con l'erogatore così, tappo mi si è spanato e quindi non si chiude più bene. Anche questa l'ho usata parecchio, come potete vedere, perché è l'unico contorno occhi che utilizzo tutto al trucco, perché quello alla rosa moschetta può essere idratante come volete, però resta comunque un po' unto, essendo comunque uno stick, un burro. E questo invece è una consistenza leggera, che però ci mette un po' ad assorbirsi, in modo tale che voi potete comunque andare a massaggiare il contorno occhi, casomai la mattina è un po' gonfio, e quindi aiuta un po' a sgonfiare, però con le occhiaie proprio, non, per le occhiaie non fa niente. Questo è per occhi sensibili. Diciamo che io cerco qualcosa che mi schiarisca anche questi due cerchioni neri che ho sotto gli occhi, e questa non fa molto appunto sugli occhiali, più sulle borse, se avete problemi di gonfiori la mattina, questa vi può aiutare. Infatti io oggi, siccome ho la cartolina di Yves Rocher e c'è anche un regalo che danno, insomma io poi sono la solita stupida che come legge regalo, oddio, vado, vedo, vabbè. E credo che andrò a riprendere il gel contorno occhi di Yves Rocher Hydra Vegetal, che appunto è sempre lo stick simile a quello, però è celestino e appunto un gel trasparente per il contorno occhi, appunto credo che lo ricomprerò, ribadisco. Poi come crema, però questa volta per le mani, anche questa guardate quanto l'ho utilizzata, cioè non si può dire che io non la stia utilizzando tutti i giorni. È una crema di Garnier al miele,
Oh, vabbè, l'inci sicuramente non sarà buono. Io continuo a farvi vedere l'inci, però se siete su questo canale non vuol dire che non siete poi così tanto attenti all'inci, credo. Perché appunto io faccio vedere molti prodotti che comunque ci sono presenti i PEG, i siliconi. E acqua, glicerina. Oddio, non è male però, questo non è male, vedo anche un po' di karité. Infatti questo è molto molto idratante, cioè vi lascia le mani proprio morbide, lisce. Io in questo periodo dell'anno in cui sta facendo freddissimo, sta nevicando e quindi si toccano temperature davvero basse, ho le mani proprio che ne risentono tantissimo e le unghie che non potete immaginare in che condizioni sono. Oggi sono andata anche ad aprire il coperchietto del telefono e praticamente mi è rimasta mezza unghia dentro a quel coperchietto e non si alzava in nessun modo perché proprio sono fragilissime, mi fa anche male questo dito, vabbè. E tutto questo per dirvi che questa crema mani è molto molto corposa, infatti lascia un po' le mani, insomma si sente che l'avete messa, non si assorbe completamente, però... Oh, veramente pazzesca perché la pelle è molto più liscia, morbida, idratata. A me piace tanto e quindi la uso mattina e sera soprattutto e poi se sto a casa anche durante il giorno e poi se sto fuori me la porto comunque perché se ho le mani secchissime con quelle della Ruby che vi feci vedere in un altro video. Non ci faccio tanto perché appunto quelle si assorbono subitissimo, poi c'è molta presenza di gel d'aloe, però appunto solo col gel d'aloe le mie mani non ce la fanno, insomma hanno bisogno di qualcosa di più corposo. Sempre per le mani e per le mie unghie fragilissime uso questo che è praticamente una base indurente di Dappi con il calcio. E la uso sia come base per lo smalto e sia come top coat e devo dire che mi ci trovo bene. E questa ve l'avevo anche già consigliata in qualche altro video, se non sbaglio. Poi mi sono messa un promemoria perché non ce l'ho più il bottiglione dell'Olis Carapelli, che è l'olio appunto da cucina, che però... Questo, cioè, comunque è ottimo per il corpo, per i capelli, come struccante. E casomai vi metto una foto adesso. E praticamente appunto non ho più il boccione perché cioè avere il bottiglione del Carapelli o nel bagno o in camera non è proprio il massimo, quindi quando è diminuito un po' l'ho un po' distribuito in vari boccettini e praticamente lo utilizzo o come impacco pre-shampoo oppure per struccarmi, come in questo periodo che non c'ho uno struccante decente, allora vado con l'Olis e mi scioglie tutto il trucco e poi casomai vado con l'acqua micellare dell'iFrush che fa schifo, però la devo utilizzare e vado quindi a togliere l'unto, poi risciacquo tutto e il trucco è tutto bello sciolto e tutto bello andato, insomma. E quindi che altro c'è da dire sull'olio scarapelli? Comunque va bene per i capelli perché ha un po' di gemme di grano all'interno e quindi certe volte prima di lavarmi i capelli, pure se non faccio il impacco 4 ore prima, praticamente spazzolo i capelli, mi bagno un po' le mani, ci metto l'olis e me lo spargo lungo le lunghezze, su tutte le lunghezze. Poi, quando praticamente entro in doccia 3-4 minuti dopo il tempo di preparare tutto, lo risciacquo così in modo tale da, diciamo, andare a attutire un po' l'effetto troppo sgrassante che potrebbe avere lo shampoo, anche se lo shampoo che ho, insomma, non è tanto aggressivo. Respiriamo proprio, sto parlando come una macchinetta, mi sta mancando l'aria, mi sta venendo l'asma. Calma, è sempre freddo, ci mancano solo altri 4 prodotti e arriviamo a 15, quindi ho parlato di 11 prodotti senza sosta per non so quanto tempo. Andando avanti con il viso, sempre, prima dello struccaggio ci veniva il trucco, però non diamo un senso logico
a questa disposizione dei prodotti. E praticamente una cosa che utilizzo tutti i giorni è questa, e voi l'avete vista in tantissimi miei video, che sarebbe la palette della MUA Artist Collection Multiuso Palette, che utilizzo, e ve l'ho detto anche questo molte volte, per il quartetto qui. Cioè, io ho visto molti ragazzi che si compongono comunque una palettina con blush, terra e illuminante. E invece qui è già tutto bello che è predisposto. E mi piace soprattutto questa terra, come potete vedere, che è un marrone freddo proprio ideale per il contouring. Io adesso non ho fatto né contouring e non ho messo manco il blush proprio, perché cioè, tra un po' me ne devo andare. E vado un po' di fretta, poi ci si è messa mia sorella che ha 25 anni, ma la mentalità di 3 anni, che non mi voleva far fare il video, quindi tra una cosa e l'altra non ho fatto né contouring né blush, forse ci rimane un po' di tempo, vedo un po' che fare. E quindi questa terra qua è perfetta per il contouring perché è un marrone freddo, proprio ideale per andare a scolpire. Poi questi blush mi piacciono tantissimo e sto perdendo la voce per parlare, vabbè. Praticamente mi piacciono tanto perché sono poco pigmentati, stratificabili. Oramai proprio siamo alla frutta, non riesco manco più a dire bene le parole. Questo soprattutto è molto molto luminoso, infatti l'ho usato tantissimo, più di quest'altro che mi sembra un po' viri, un po' sul grigiastro, quindi non. E invece questo è illuminante, cioè parliamone, raga, parliamone. È di una luminosità pazzesca, è bellissimo. Poi mi piace tanto anche questo ombretto, cioè questa palette mi piace tanto, mi piace troppo troppo e costa pochissimo per quello che vale. E praticamente la terra io la applico con questo pennellino qui della Essence, che faceva parte di un'edizione limitata, tutto bello morbido, di un bel taglio proprio ideale per andare a scolpire, mi piace tantissimo. E pure questo, quindi lo uso tutti i giorni con quella terra lì. E poi una cosa che non può assolutamente mancare, il correttore. Il correttore, sto utilizzando questa palette qui ultimamente perché è l'unica che mi è rimasta. Anche se ieri mi trovavo da questa, poi ne ho trovato il correttore della Debbia, bello aranciato a 4 euro, anche perché questo correttore qui, super super aranciato, vedete, lo sto utilizzando tantissimissimo tutti i giorni sotto al correttore illuminante per andare a correggere le occhiaie. Questo è buonissimo perché ha una pigmentazione altissima e quindi gli basta pochissimo ed è molto secco, quindi non va cioè però non va a depositarsi e non viaggia, quindi mi piace. Sì, non, però diciamo che io sono un po' frenata a consigliarvela, perché questa, cioè, è ottima, costa 3,50 euro, ma io non so che ingredienti ci siano qui dentro, quindi diciamo consigliarvela proprio così a occhi chiusi. Se avete pelle sensibile, secondo me non vi conviene lanciarvi in queste cose. Io non ho particolari problemi e non ho avuto particolari problemi utilizzando questa palette. Quindi secondo la mia esperienza è buona, però se voi avete avuto problemi con prodotti cinesi, queste cose qui, insomma, non ve la consiglio, però se già avete provato cose del genere, comprate da eBay, da Hong Kong per una sciocchezza, allora vi consiglio di utilizzare questa, anche perché questa comunque l'ho vista in giro per YouTube e tutti ne hanno parlato bene. Però appunto non me la sento di consigliarvela così a cuor leggero se avete una pelle sensibile. Ultimo prodotto, alleluia! Mi sta uccidendo sto video. È questa, ta-da-dam! Questa io la adoro, infatti oggi pomeriggio mi sa che me la vado a comprare anche un'altra perché ho visto che da Micros sta 2,40 euro e io questa l'ho pagata mi sa più di 3 euro. Però è buonissima. È la mousse per capelli migliore che io ho trovato. Ne ho provate tante, ve le ho fatte anche vedere molte, però nessuna era al pari con questa, che sarebbe la Flexible Curls, mamma che inglese, è bellissimo, della Nivea. E praticamente la cosa che mi piace è che anche la protezione dal calore
fissa, io ce l'ho adesso perché appunto la uso sempre questa qua. Appunto adesso farò anche la scorta e mi definisce proprio bene il riccio senza appesantirli, senza seccarli, senza rendere il riccio secco che odio, quel riccio definito ma proprio secco. Tutto indurito, proprio orribile, invece mi rilascia belli morbidi e al pari di spume che costano anche di più, questa per me è la migliore. Poi ha anche un buon profumo, la trovate facilmente da tutte le parti, al supermercato, ovunque e niente, mi piace davvero tanto questa qui, sì. Anche perché io da ho due capelli molto lunghi, certo. Vedete, i miei capelli sono arrivati proprio, sono a un livello, cioè sono molto lunghi e quindi quando diventano così lunghi i capelli è difficile per chi ha un riccio ondulato come il mio, per chi ha un mosso leggero, cioè ha un riccio tendente al mosso, è difficile ottenere appunto un boccolo. Cioè definito e non una massa informe. Vabbè, certe volte sono anche belli un po' così movimentati senza troppa definizione, però se cercate la definizione, la morbidezza e tutte queste cose qui, questa ve la consiglio. E abbiamo finito. La mia voce proprio ringrazia, non lo so perché, ma oggi proprio sono affaticata a parlare. Mi dispiace se vi avrò anche trasmesso questa fatica, spero di no, però effettivamente è stata dura. Però è stato questo tag mi piaceva, cioè l'avrei voluto fare da tempo e quindi ringrazio ancora una volta Cippyful che mi ha dato appunto l'opportunità, mi ha dato la spinta per fare questo video tag e vi ricordo che vi lascio in info box tutte le informazioni al suo canale. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!